cosa siamo noi se non casa e viaggio? Voglia di vivere avventure e poi scrivere nella quiete il diario dei ricordi? Quale altro sogno abbiamo se non perderci nella bellezza e ritrovare noi stessi in una stanza che ci fa stare bene? Che nome dare alla felicità se non quello degli istanti più preziosi che abbiamo vissuto? Questo è il pensiero di chi vive per accogliere. Essere la culla dei desideri, il porto del riposo, il fruscio dell'eleganza, ma anche la festa dei sensi. Cos'è che vogliamo noi? Far sentire a tutti i nostri ospiti padroni di casa. Da giovane ho sempre amato l'albergo, mi piace ricevere, dare la possibilità alle persone di essere serene e tranquilli nelle loro vacanze. Sono nato per ospitare. Mia madre era una donna che riceveva in casa sempre, chiunque arrivava a mezzogiorno si poteva sedere al nostro tavolo. Per noi è fondamentale avere una predisposizione vera verso l'ospite, quindi il senso di accoglienza, di empatia, il sorriso nei confronti del cliente che accogliamo deve essere genuino e questo fa parte dell'italianità, dell'essere italiano che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Baglioni ha una passione per il costruire un vestito su misura dei propri ospiti, è un servizio straordinariamente, ecco, un po' sartoriale del fare ospitalità. Nel mondo mediterraneo l'ospite è sacro. È questa la cultura delle attenzioni verso l'altro, in cui nasce Baglioni Hotels and Resorts, uno dei più importanti gruppi dell'ospitalità italiana e oggi sempre più internazionale. Fondato da Roberto Polito a metà anni 70 e guidato oggi dal figlio Guido, sempre con la stessa missione: far apprezzare al mondo il lusso made in Italy e l'Italian way of life. Ormai il lusso ha cambiato connotazione negli ultimi 10-15 anni, direi, un lusso più esperienziale, ed è ciò su cui stiamo lavorando in Baglioni ormai da diverso tempo. Quello che cerchiamo di fare per i nostri clienti è quello di regalare dei momenti unici insieme ai loro cari, alla loro famiglia, in modo che una volta tornati a casa possano collegare memorie e ricordi stupendi al nome Baglioni Hotels. L'unicità degli attimi vissuti deve essere perfetta come un'opera d'arte, a partire dai luoghi d'incanto che fanno da scenario all'esperienza Baglioni, indirizzi che sembrano uscire da sogni impossibili, o privilegio per sole celebrità, e dove ognuno vorrebbe avere casa, in riva a un mare di cristallo, o affacciati a una piazza del Rinascimento. Location, location, location. L'albergo si può costruire, si può migliorare. La location non si può inventare, non si può fare. La scelta delle location Baglioni è ispirata al senso del bello che è innato negli italiani e ai gusti e predilezioni della famiglia Polito, che da sempre amano esplorare il mondo e soprattutto le città d'arte. Ogni facciata, ogni hall e ogni stanza Baglioni sono uniche e piene di carattere. Ma un soffio dello stesso spirito le attraversa. È un modo originale, intimo e autentico di intendere il soggiorno, non in albergo, ma in un boutique hotel. Un boutique hotel assomiglia molto a una casa, quindi significa fare un progetto che abbia modalità più simili a quelli che si usano quando si fanno le case private. Significa prima di tutto un'attenzione spasmodica, molto approfondita per i dettagli. Non ci accontentiamo, diciamo, dei materiali presenti sul mercato, ci ricerchiamo, disegniamo le poltrone, a volte disegniamo le sedie, facciamo un sacco di progetti su misura.
la combinazione dell'antiquariato di pregio e l'Italian design più all'avanguardia creano spazi unici, in cui l'innovazione tecnologica incontra la sapienza millenaria di artigiani della ceramica, dei metalli, del legno o del vetro soffiato. Manufatti che trasmettono fascino e personalità, come le opere d'arte antica e contemporanea, capaci di trasformare ogni Hotel Baglioni in un piccolo ma sorprendente museo. Noi abbiamo la fortuna di avere palazzi storici, di essere in location straordinarie nelle città d'arte più belle al mondo, quindi è stato un connubio a mio avviso naturale quello di unire la storicità, la bellezza, l'eleganza dei nostri alberghi con l'arte di grandi artisti, per poi andare sempre più nell'unicità, nel dettaglio, anche cercando di creare delle opere dedicate a Baglioni. Chi vive l'esperienza di un resort Baglioni dimentica il frastuono del mondo. Entra a far parte dell'universo naturale, dei luoghi calmi e appartati, in cui rigenerare corpo e anima nel sole e nell'aria, per godere le sensazioni più pure, davanti ai paesaggi più belli della terra. I clienti negli ultimi anni stanno cercando delle destinazioni nuove e meno battute dalla clientela tradizionali, diciamo, hanno desiderio di scoprire nuovi luoghi. Noi abbiamo deciso di aprire i nostri nuovi resort in destinazioni in cui la natura ha un ruolo predominante e luoghi diversi da quelli tradizionali e già visitati. In ogni resort Baglioni, insieme al silenzio, ai sussurri del vento e ai profumi, ci sono sempre un'architettura e un interior design perfettamente fusi all'ambiente e alla cultura locale. Genius Loci per noi è un elemento imprescindibile perché è un linguaggio che noi poi utilizziamo nel progetto. Questa è una cosa che condividiamo molto con Baglioni Hotels. Anche loro hanno una brand identity che ha una grande curiosità nel cogliere elementi che vengono dai luoghi in cui ci si trova. Scoprire modi di fare, costumi, tecniche, alcune finiture o per esempio alcuni elementi artigianali che in una parola costituiscono le anime dei luoghi. Perché il piacere di scoprire, di imparare, è un po' come viaggiare. Ogni cliente deve sentire il gusto e il piacere di venire a mangiare nel nostro ristorante. Lo chef deve parlare con i clienti, chiedere cosa posso fare per lei stasera che le piace. Questa è la vera cucina italiana. Indubbiamente la cucina italiana ha il successo che le ha riconosciuto per la genuinità degli ingredienti che utilizziamo, la semplicità delle ricette. Probabilmente la pasta al pomodoro è uno dei piatti più conosciuti al mondo e allo stesso tempo il più semplice apparentemente. Noi in Baglioni sposiamo appieno questa filosofia. In tutti i nostri ristoranti utilizziamo ingredienti stagionali, cerchiamo di cambiare i menu ogni 3 mesi e chiediamo ai nostri collaboratori, ai nostri chef di lavorare su piatti locali della tradizione, perché riteniamo che un cliente, uno straniero che viene in Italia abbia la voglia di provare quello che effettivamente noi mangiamo anche a casa nostra, i piatti che facevano le nostre mamme o le nostre nonne. Anche in cucina l'ingrediente speciale è sempre l'unicità, che può avere la leggerezza informale dello street food rivisitato o la raffinatezza più strutturata dell'alta cucina. Piatti, ispirazioni e ambienti diversi, ma accomunati dall'impegno di tutti coloro che lavorano con Baglioni. Sono orgoglioso di essere presidente della Baglioni e sono orgoglioso che oggi nostro figlio è l'amministratore delegato e sta facendo meglio di me, probabilmente meglio di me. Io credo di essere un uomo felice. E ringrazio naturalmente tutti i miei collaboratori, tutti, perché grazie a loro siamo diventati grandi.
Grazie per l'eccezionale servizio e per la gentilezza dello staff. Questi sono i commenti che riceviamo più di frequente e sono veramente contento quando vedo il nome specifico di persone che viene segnalato dai nostri clienti, perché quello è il vero messaggio e la vera core value di Baglioni Hotels, quindi la capacità di ogni singola persona di essere ricordata dai clienti. Piacerebbe che Baglioni sempre più venga riconosciuta come un ambasciatore dell'italianità nel turismo. Stiamo facendo tanto, abbiamo raggiunto grandi obiettivi, grande visibilità negli ultimi anni e mi piacerebbe veramente molto che questo sforzo che stiamo facendo per dare ancora più pregio alla nostra nazione ci venga riconosciuto sempre di più. Thank you.